Lucia e Gennaro sono arrivati al castello per definire i dettagli della cerimonia e per essere sicuri di non tralasciare nulla hanno portato l'aiuto da casa, anzi, gli aiuti. Un esercito di persone, sì, ci siamo portati dietro. Ciao, buonasera. Ciao. E allora, siamo pronti? Ci siamo quasi. Per questo matrimonio? Sì. Sì. È un pranzo e una cena? No, è un pranzo. Un pranzo molto abbondante. Diciamo possibilmente napoletano, il bel cibo napoletano. Detto proprio napoletanamente, sembra una buona forchetta. Non ci piacciono quei piattini fatti come se una bomboniera, a noi ci piacciono i piatti belli, pieni, capito? Iniziamo sempre con un aperitivo, giusto? Vogliamo fare un poco di aperitivo. Poi facciamo un antipasto di mare. E uno di terra. Uno di terra. Poi facciamo un primo di mare, una pasta di gragnano fatta con i frutti di mare. Perfetto. Poi facciamo il secondo di mare, abbiamo il trancio di spigoli con i gamberi in insalata, la sella di vitello con i contorni, la torta quindi... No, aspetta Matteo, prima della torta... Sì? A me mi piacerebbe fare l'ardiata. La casereccia all'ardiata. Vengo pensieroso. No, come è... perché il menù che voi avete fatto è bello abbondante, cioè quindi... Un tipo di pasta con lardo, pomodoro... È molto pesante. Veramente ci vuole stomaco a finire un pranzo con casareccia all'allardiata e poi ci vuole qualcosa per digerire. Se è pesante, è buono. Se è per molto, è malamente. A noi non ci fa paura il cibo, ci fanno paura altre cose. Imbazzato. Avete anche degli ospiti musicali esterni? Sì, ci sono. Però chi ci sta? Non lo faccio. Mi stanno facendo una sorpresa, mio cugino, che purtroppo non può venire e vive a Londra. E quindi ci ha fatto questa sorpresa. Io spero che arrivi Elton John. È una sorpresa, purtroppo, un regalo. È tutto un'incognita. Allora penso che ci abbiamo detto tutto. Io vi ringrazio, vi saluto. Ok. Tante belle cose e tanti auguri, sposi. Il nostro spero che sarà un matrimonio meraviglioso, fantastico e che resti nella storia dell'umanità. Chi è? Ah, sei tu! Finalmente sei arrivata! Ma cosa ti ha fatto? Ti sto cercando per mare e per terra, ma... E dove la sei giù? Sono appena arrivata dalla Grecia, sono stata a Rodi a cercare il Colosso. Beate te. Quando cerco Anna Paola non la trovo mai, lei sta sempre in giro, una volta in America, una volta in Spagna, poi in Grecia. Ti ho chiamato perché fra pochi giorni è il compleanno di Matteo. Lo fai, ti mangio un poverolo crudo. Ah, buono. E quindi ho pensato a te perché io purtroppo sto proprio... nella stagione delle cerimonie. Quindi posso organizzare? Se mi puoi organizzare tu una cosa. Anna Paola è una festaiola, se ne intende di feste. Niente di che, non cominci a fantasticare con la tua mente. Allora dobbiamo fare una piccola festa. Facciamo piccola. Una tortina con un brindisi, niente di che. Perché ci vuole un tortone? Guarda che tortina. Ci impegneremo a fare sta tortina. Faccio un servizio. Non ti preoccupare, ma organizzo tutto io. Fai tutto tu. Ah, boh, ciao, me ne vado. Ciao.